Se non compro uno pesce, e due considerazioni, due impressioni sulla giornata di oggi, sul corteo di oggi. La giornata e il corteo di oggi sono un momento di, non solo di riflessione, ma anche il modo forse migliore di reagire a così tanta sofferenza, così tanto male. E avere la forza, questa città, soprattutto questi familiari, questi ammalati che sono qui tra di noi, avere la forza di trasformare la sofferenza in voglia di reagire per far venir meno questo disastro nel mondo, con una serie di obiettivi chiari che piano piano tutti assieme ci siamo dati: giustizia, bonifica, sanità e ricerca. Credo che sia anche un modo per sopportare meglio questa sofferenza, dandoci uno scopo per far sì di evitare che chi non c'è più e che questa tragedia finisca nell'oblio, e anche per evitare che, come ancora succede oggi, in altre parti del mondo si prenotino alla morte centinaia di migliaia di altre vittime. E questo non è giusto. E se non sono le situazioni come queste che hanno questa consapevolezza del dramma provocato dal modo di gestire anche lo stesso sviluppo del nostro paese, spesse volte privilegiando il dato economico, il profitto sulla salute dei cittadini e dei lavoratori, se non siamo noi che abbiamo purtroppo a nostre spese compreso questo dato così spaventoso, avere la forza di reagire per noi e assieme agli altri come noi, per dare un contributo più generale anche ad altri paesi che sono ancora come noi 30, 40, 50 anni fa, lavorano l'amianto in condizioni incredibili. Ecco, se non siamo noi è difficile che ci sia qualcun altro. Deve reagire per primo chi ha la consapevolezza. Oggi ho visto tanti coordinamenti di tanti altri paesi. Sì, c'erano infatti una delegazione molto numerosa dalla Francia, 100, più di 100, 110 e più di associazioni legate all'Andeva, c'erano delegazioni dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Svizzera, dal Brasile, una delegazione molto qualificata, anche dal Brasile, di giudici, avvocati, familiari delle vittime, parlamentari, insomma una bella delegazione come tutte le altre. Noi collaboriamo da molti anni con la Svizzera, con i nostri amici del Brasile, di tanti della Francia, una collaborazione straordinaria che ci aiuta e ci fa più forti. Diciamo che ci mette quello che ci vuole per poter resistere ed andare avanti nonostante tutto. Grazie mille. Prego.